Cari amici Lions e cara Mariella, ci tengo a sottolineare una cosa. Quando i miei clienti vengono in studio, mi chiedono delle soluzioni. Quindi, diciamo, non pensano che io mi assecondo a loro nella teoria, diciamo, dei problemi o dei lastimi, cioè nel senso che parlare dei problemi, i problemi ormai li conosciamo, li sappiamo. Io da 4 anni che sono nel Lions e sento parlare sempre degli stessi problemi, ok? Quindi gli stati generali, a mio modesto parere, hanno un obiettivo ben preciso, di quello di proiettarci nel futuro per capire quello che dobbiamo fare. Gli esempi non devono venire soltanto da noi. Caro Domenico, io oggi sono rimasto sconvolto da quello che è il dato degli Stati Uniti, che io penso che gli Stati Uniti sono 10 anni avanti di noi, e quanto sento che lì sono venuti meno 85.000 soci, mi chiedo, come mi chiedo perché mancano 85.000 negli Stati Uniti? Mi rallegro del fatto che in Medio Oriente c'è stato un aumento. Allora noi dobbiamo imparare dalle criticità e dai punti di forza, anche a livello mondiale, perché noi non è che siamo qua, diciamo, nella Sicilia, il distretto, e siamo rimasti qua, siamo chiusi, come dire, in un... è giusto. Facciamo parte di un mondo e possiamo anche, come dire, tener conto di quello che succede nel resto del mondo. Quindi il Lions International ci deve mettere a disposizione, secondo me, questi dati per capire cosa dobbiamo fare e come dobbiamo fare, ok? Quindi, perché non possiamo semplicemente, come dire, piangerci addosso. Ma quello, diciamo, delle soluzioni e degli obiettivi, diciamo, si accompagna nel mio ragionamento a cercare di dare una soluzione in questo caso. Sicuramente noi abbiamo un deficit di comunicazione che non è soltanto legato alla questione dei mass media, come diceva oggi il Pino Grimaldi, ma c'è anche un problema di mancanza dai social network. Nel momento in cui dico Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp e compagnia bella, e noi da circa 2 mesi io ho visto che su Facebook c'è la possibilità di allegare la raccolta fondi per Lions Club International della Fondazione a ciascuna iniziativa che noi facciamo, e noi non lo facciamo. Non lo so se riusciamo noi a raccogliere 1 euro, ma sicuramente è un momento di conoscenza. E quindi è dalla conoscenza che poi noi andiamo, e dalla comunicazione, che poi noi siamo nelle condizioni di poter valutare tutti quelli che sono la membership, la leadership e i service da questo punto di vista. Devo dare... perché noi poi abbiamo bisogno di esempi concreti, non abbiamo bisogno di filosofia. E io devo dare un lauso mio personale alla collega di zona, Marina Scimone, perché io sono collegato su internet, su Facebook, alla Letoianni, mi pare, giusto? E io vedo tutte le iniziative che fanno, perché io ho messo mi piace, e io rompo le scatole a tutti per fare mettere mi piace sulla fondazione, sul Lions Club International, perché è dalla conoscenza che viene tutto. Noi a Salemi siamo 4 gatti, io sono qua, quindi sono rimasti 3 a casa, e quindi però diciamo, da questo punto di vista facciamo 3 service, giusto? 3 service, ma quei 3 service che facciamo li sanno tutti, cioè dico, non c'è uno che dice, ma sai, avete fatto il service sull'Admo, lo sanno, ok? Quindi io non so se questo ci porterà frutti nel medio-lungo termine, ma sicuramente se noi ci conosciamo sarà anche un veicolo per la membership e per tutto quanto.
volevo semplicemente chiudere dicendo questo. Grazie. Nell'era dell'intelligenza artificiale mi permetto di suggerire questa equazione: comunicazione, conoscenza, service, membership e leadership. Vi voglio bene.